Amiche e amici, oggi siamo all'ex asilo Montessori, chiuso, pensate, nel 1984, 40 anni fa. Questa struttura abbandonata sta per diventare un nuovo centro polifunzionale per le famiglie e i bambini. Qui l'investimento è davvero importante, parliamo di un'opera da 4 milioni di euro e come vedete i lavori procedono nel rispetto di quelle che sono le scadenze del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'intervento prevede una riqualificazione totale dell'edificio e riguarda l'adeguamento statico e sismico dell'impianto elettrico, l'antincendio e l'antintrusione. Sono stati gettati i solai al piano terra, sono completate tutte le bonifiche dell'amianto all'interno dei locali, le demolizioni interne sono terminate e alcuni solai tra un piano e l'altro sono completamente stati ricostruiti. Lo stato di avanzamento dei lavori è di oltre il 30%. L'ex asilo Montessori sta letteralmente rinascendo. Il piano rialzato sarà destinato ai bambini, nell'ala a sinistra ci saranno quelli più piccoli da 0 a 6 anni, mentre in quella di destra ci saranno quelli un po' più grandicelli fino agli 11 anni. Ci sarà un'area ludico-ricreativa, uno spazio con alcuni laboratori, uno per l'allattamento e uno per la nanna dei nostri piccoli. Al piano terra ci sarà poi un ambiente più riservato per i genitori, dove potranno confrontarsi con degli esperti sulle tematiche di interesse familiare. A lavori terminati si stima entro fine 2025, Sesto avrà una nuova struttura dedicata alle famiglie e ai bisogni dei nostri piccoli. Guardando l'ex asilo Montessori rinascere, siamo veramente testimoni di un cambiamento concreto per una Sesto che guarda al futuro. Ci vediamo al prossimo cantiere.